Ladies and gentlemen, buonasera. Quest'oggi doppio appuntamento di Brawl Stars, anche perché non potevamo lasciarci sfuggire tutte le occasioni che ci sono nello shop. Un bel pollicione in su, trovate l'episodio uscito oggi in descrizione, iscrivetevi al canale, io vi auguro una buona visione. Allora fatemi un attimo rimboccare le maniche, siamo dentro con il nostro Frankenstein Flintstone. Tra l'altro ho acquistato delle gemme perché ho visto che c'è un'offerta speciale per le monete d'oro, che sono a un terzo del prezzo, e queste 6.000 monete d'oro saranno fondamentali per potenziare i nostri brawler. Noi abbiamo una lunga lista, nell'altro episodio abbiamo usato solamente Frank, quest'oggi dobbiamo necessariamente cambiare. Voglio riprovare a utilizzare Mortis di nuovo. Tra l'altro abbiamo anche una skin, no, non abbiamo una skin particolare. Bello questo, però 10.000, insomma, non sono pochine. Mortis Mecha è molto figo. 300 gemme costa. Però è bellissimo. Vabbè. Oh, lo sapevo che finiva così. Lo sapevo. Va bene, ormai l'abbiamo preso. Oddio, ho sbloccato tutte le emoji annesse, ovviamente. Andiamo a potenziare però il personaggio, perché il gadget può essere o la pala rotante, rotea la pala, infligge 1700 danni a tutti i nemici vicini, oppure pala da sopravvivenza, ricarica gli attacchi più velocemente per 4 secondi. E anche questo è molto interessante. Dai, sblocchiamo questo che ricarica gli attacchi. Di equipaggiamento gli metterei invece la velocità, così possiamo fare degli agguati volendo. Velocità, velocità per andare dritti dai cespugli. Abilità stellare, che non costa poco perché costa 2000 monete. Oh mio Dio, tetro raccolto. Miette le anime dei brawler che sconfigge e recupera il 20% dei punti salute massima. No vabbè, questa non ha senso. Cioè questa è fortissima. Già che ci sono, mi tentano un botto, lo portiamo a livello 10. Anche lui, il massimo è l'11 tra l'altro, quindi siamo a un buon punto anche con gli altri brawler. E adesso abbiamo l'equipaggiamento, quello speciale, che però non possiamo permetterci perché non abbiamo più soldini. Potrei acquistarli, potrei farlo, lo farò? Bah, nel senso, sono qua a disposizione. Dai, selezioniamolo. Gli mettiamo anche l'altro upgrade, già che ci sono. Gli diamo la rigenerazione della salute però stavolta, 1000 monete d'oro andate. Mortis Mecha è pronto. Che cosa facciamo? Partirei con una sopravvivenza in singolo, così cerchiamo un attimo di rinfrescarci la memoria sulle abilità di questo brawler. Mi ricordo che può evocare i pipistrelli, questo con la ulti probabilmente. Bella la nostra skin, spicca su tutte comunque. Allora, abbiamo una linea gialla sotto che non so cosa sia. È un dash. Oh mio Dio. Ok, allora ho fatto un grave errore. Un enorme errore, perché prima di giocare una partita normale avrei dovuto fare prova, così scoprivamo le abilità del brawler. Allora, fammi capire. Il mio dash fa danno, ok. Quindi devo dashare addosso come Riven praticamente. Praticamente. Come Riven di League of Legends devo dashare. Con questo ricarico gli attacchi più velocemente. Ce ne abbiamo 3 a partita. La mia ulti cosa fa? Lancia pipistrelli. Oh mio Dio, il range è lunghissimo. 1700, ok. Non fa tanto di danni, Però può allontanarsi in fretta. Oh mio Dio, potrei portarlo già a livello 11. No, calma. Eravamo abituati alla stazza di Frank, che non moriva manco per sbaglio. Questo qui è un personaggio molto più squishy, che deve fare toccata e fuga. Cioè tipo qui, toccata, rubo l'energia e me ne vado. Capito? Easy. Abbiamo ciupato l'energia a non so chi, perché era sopra. Qua l'energia è fondamentale, Guarda, guarda, mi salta addosso. 10.000 di vita. E... aia. Fa male. Spacca la cassa sicuro. La prendo io. Via. Via. Questo qui è abilitato. Ok, sono riuscito a fuggire. Abbiamo 2 punti energia, Fondamentali perché, vedete, ci danno più vita. Sta venendo a prendermi, però. Via. Via, 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 ho pochissima vita, mi stanno chasando. Della ulti ancora neanche l'ombra. Questo lo posso uccidere però, molto bene.
Rubo tutte queste cosine qua. Via. Ottimo. Posso joinare questo fight. Scontro finale, eh. Mi ha fatto molto male. Sono quasi morto, raga. Non ho ancora la ulti. Poco male, però, eh. Posso continuare a potenziarmi. Lui è molto forte. Infatti sta cercando l'ingaggio. Lui può colpirmi da lontano, però. Indietreggiamo un secondo. Faccio il giro largo. Lui ha solamente 3 potenziamenti. Io ne ho 8. Madonna quanto male gli faccio. Raga, lo squaglio. Vabbè, adesso lui ha paurissima, giustamente. E pensavi, eh. Ti squaglio. No. Ricarica, ricarica, ricarica. Abbiamo rischiato di morire. Allora, so che è in quel cespuglio. Arriverà prima dal... Yes! Affettato! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. È figo come personaggio. Lo vedo più idoneo, però, a qualche altra modalità. KO, KO. Dobbiamo eliminare 2 volte su 3 tutta la squadra nemica. Il mio unico problema è che per combattere devo andare esattamente lì. Eccoci. Io ho missato tutto. Bella quella bomba. Taglio tutti. Doppia kill. Bella roba. E ora? E ora? E le tue granatine. Ma pezzo di... E perfetto. 3 kill questo round, eh. Tutte mie. Tutte mie. Guarda il treno che passa sotto. Abbiamo la ulti. Mi ho fatto un po' cagare addosso. Posso anche fingere di essere aggressivo per un attimo, eh. Ohia. Questo ha fatto molto male. Devo riuscire a scappare in qualche modo. Non ce l'ho fatta. Bombona, via di lì. Oh mio Dio. L'hanno one shottata. Dobbiamo uccidere lui. Meno male, 2v2, 2v2. Torna indietro, torna indietro. Dobbiamo camperarla. Dobbiamo camperarla, Travis. Travis, quello c'ha 20 di vita. Preso. 2v1, 2v1. Si è ribaltata la situazione. Vado. C'ha 1 di vita. Uccidilo, per favore. C'ha 1 di vita, letteralmente 1. Vabbè, ci penso io. Già capito, Travis Scott. Ci penso io. Mazzunna, mazzunna, che bello. Guarda che fuga qua. Ah no, questo è il round di prima. Perché l'ha fatto vedere adesso? Vabbè. 5 kill. Una morte. 5 kill su 6, ragazzi. Cioè, oddio. So se non è proprio una cosa normale. Tra l'altro, quasi mi dimenticavo. Avendo acquistato il pass battaglia, ho tutte queste robe da riscattare. E iniziamo subito. Prendiamo il bling qua. Bling plus. The reaction. I crediti. I bling ancora. 1000 monete. Tanta roba queste. Jackie è sbloccata. E tank. Iniziamo a sbloccare un nuovo brawler super raro. 8-bit. Ce l'avevamo contro adesso. Monetine. Reaction. Crediti. Bling. Queste gemme fanno sempre comodo, ovviamente. Altre reaction. 1000 utilizzabili più 1500. Oh, che bello. Dai, stella super rara. 100 monetine. Dei bling. Dei crediti. Dai, che si avvicina il prossimo brawler da sbloccare. Vai col pacchettino. È raro, peccato. Speravo leggendario. Dai, facci trovare un leggendario anche in questo video. Per favore. No, è raro. Crediti per il brawler. Mi sa che lo abbiamo appena sbloccato. Quindi si passa al brawler successivo, che stavolta è epico. Qual è? No, Ems, Ems, voglio Ems. Oddio, però lei in teoria è già nel pass. Non lo so mica. Ems, Ems, dai. Pacchettino raro, un po' di bling. Le gemme. Le prendiamo tutte. Altro pacchettino, raro pure questo. Non stiamo eccellendo con il culo nei pacchettini stella quest'oggi. Magari questo? No, niente. Raro pure lui. Graffito con lo scheletro è simpatico. Un po' di crediti per Ems. Bling, altro pacchettino stella raro pure questo, sfortunatamente. Sblocca qualsiasi brawler, epico inferiore. Ma Ems ci siamo quasi, l'abbiamo quasi sbloccata. Allora, sapete cosa? Scrivetemi nei commenti quale di questi brawler epici vorreste vedermi provare. Sono veramente tantissimi dall'ultima volta che avevo giocato. Wow. Ma tra l'altro questo qui sono Larry e Lowry dell'altra partita, che ne avevamo trovati 2.
Fatemi sapere voi quale brawler epico sbloccare. Non sblocco il personaggio che abbiamo adesso attivo, che è lei, perché per l'appunto è già attivo e non avrebbe senso. Cosa vuole il negozio, che c'è qualcosa di nuovo? 1000 monete a 29. Vabbè. Ho capito, però così, cioè, drenate subito tutte le mie gemme. Ma vogliamo fare la follia? Maxiamo il nostro primo brawler a livello 11. L'ho fatto ormai. Ormai l'abbiamo fatto, non si torna più indietro. Però voglio modificare la roba della velocità dei cespugli, che secondo me c'è di meglio. Scudo danneggiabile da 900 punti e si genera in 10 secondi quando il brawler ha la salute piena. 15% di danno in più quando la salute è sotto il 50%. Anche questo non è per niente male, Cioè lo scudo può essere interessante. Abbiamo 900 di vita in più tutte le volte che siamo full vita. Dai, prendo lo scudo. Che cosa? Cioè io li posso comprare tutte queste cose? Ma questa è la madness, ragazzi. Queste sono tutte attive? È mind blowing tutto ciò, perché, cioè, adesso è clamorosamente forte. E posso avere anche entrambi i gadget? No! Gadget uno per volta. No, raga, i gadget saranno uno per volta. Non ci credo che ce li dà entrambi. Se no, siamo fortissimi. Cioè, adesso è veramente maxato a tutti gli effetti. Facciamo un foot brawl. Foot brawl perché con i dash possiamo lanciare la palla e poi avvicinarci di nuovo alla palla. Quindi adesso ho entrambi i gadget attivi, giusto? La palla roteante e la velocità di ricarica degli attacchi. Eh no, vedi? È uno solo dei due, infatti, se no mi sembrava strana questa cosa. Era troppo broken. Allora, quella poca vita, potrei provare a dasharlo. Ok, uno l'ho ucciso. L'altro uomo di vita, non l'ho preso per un pelo. Per un pelo, raga. L'importante è che il nostro compagno faccia gol. Non ci è riuscito. Va bene. Non interrompiamo la win streak, eh. Adesso abbiamo lo scudo di 900 che ci protegge. Qua entriamo e facciamo il panico. Kill fatta. Palla a me. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ci penso io. Distrutto. Fai gol. Levi the best. Simply the best. Prendo io. Fa male, quella torretta. Quella torretta fa molto male. Lo squaglio, eh. C'è uno di vita. Da. Madonna, è rimasto con 500. Abbiamo fatto una bella giocata. Però fondamentale è tenere il pallone lontano dalla nostra base. Questo è poco ma sicuro. Uccidiamolo, uccidiamolo, uccidiamolo. Bene. Bene così, ucciso uno. Dobbiamo recuperare il pallone. Dai, mi faccio un po' di paura. Aia, non voglio morire. Mi piace questa cosa di Mortis che può scappare in un attimo. Recupero tutta la vita. Passa qua, passa su. Passa su, bro. E niente, ci muoio. Non è vero, sono ancora vivo. Però la partita è finita, è scaduto il tempo, abbiamo vinto. Sì. Oh, io sono sempre lì con una marea di danni. Ah, ne ha fatti di più lui, è vero. È vero. Però ottimo così, ragazzi. 3 vittorie di fila, anche quest'oggi. Ah, vediamo, magari ci sono nuove modalità. Allora, c'è rapina, annientamento e arraffa gemme. Proviamo la rapina. L'annientamento l'abbiamo già fatto. Giocatori trovati 6 di 6, ok. Cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo distruggere la cassaforte nemica. Quindi è una sorta tipo di Bed Wars. Dobbiamo spaccare la cassaforte avversaria, che ha il 100% di vita, giustamente. È iniziata adesso la partita. Posso provare a... Ok. Mi sono portato a casa un'anima, sicuramente. E abbiamo iniziato a fare danno alla cassa nemica, eh. Mi avvicino. Io questo. Così rigenero più in fretta tutto. Lui lo uccido così. Me ne vado qua dentro. E muoio però. Però l'importante, vedi, è distrarli. Gli stiamo distruggendo la cassaforte. Sta arrivando. Eccolo. Boom. Gli facciamo male, ma lui fa più male. Lui fa più male di noi. Non bene. Non bene, non bene, non bene, non bene, non bene. Sta sparando la nostra cassaforte. Vieni qui. Distrutto. Quello glielo possiamo distruggere, eh. Bravi. Ok, dobbiamo attaccare la cassaforte. Bravissimo con le bombette. Lui lo ammazziamo. Eh no. Non sono riuscito a ucciderlo. Però fantastico, perché, cioè, siamo in stravantaggio con i danni sulla cassa.
che è la cosa più importante. Gli abbiamo fatto male, ma sono scappato, perché se no ci morivo io. Compagno là che è morto. Ottima quella kill. Vado allora. Mina. Mina tutto. 2000 di vita. No! Se da sciap. Abbiamo vinto. 86% a 0, tra l'altro. Molto figo. Molto figo. Mortis sa il, c'è il suo perché. La modalità del calcio però potrebbe colpire meglio di come è andata prima, eh. Adesso abbiamo fatto a Raffa Gemme, giusto? Proviamo rapina. No, non era Raffa Gemme, era rapina. Buonissimo. Colpiamo la cassaforte, la cosa più importante. Se prendiamo un po' di danno non importa, perché tanto respawniamo. Però, cioè, focussare la cassaforte è troppo importante. Uccidere questo subito. 80 di vita. Vado allo... Oh, cavolo. Sta arrivando con la ulti quel coso brutto. Schivato. Ce l'ha con la cassaforte. Non riesco a squagliare una persona, però. Questo è un problema. Vedi che mi rimangono tutti con un po' di vita. Sono vivo, però, eh. Questo è importante. Bravissimo. Uccidi qui il primo. Ok? Sono stupidi. Sono alla cassaforte, raga. Attivo il bonus. Gliela squaglio, eh. Raga, gliela squaglio completamente. Distrutta. Un botto di danni sulla cassaforte. Veramente tanti. Veramente tantissimi. Adesso torno, ovviamente, più incavolato che mai. E ancora menare la cassaforte. Ancora menare la cassaforte. Ucciso. È vinta, ragazzi, è vinta. 11.000. Attiva questo. 3.000. 900. Distrutta con la ulti. Madonna, raga, che giocato ho fatto là dietro. Pazzesco. Ti stai divertendo? La risposta è sì. 34.000 danni. Più danni li ha fatti lui ancora. 51.000. Questi personaggi non li conosciamo. Un giorno li scopriremo. 5 vittorie. Riusciremo oggi a farne 10? Riusciremo? Io gioco ancora. Ma sì, ma che me frega. Allora abbiamo il bombardiere, il lanciamissili e il computerino. Ok, allora la palla la prendo io. Subito. La lancio laggiù in fondo. La recupero di nuovo. La rilancio. Ai. Qua è finita per noi, mi sa, eh. Non importa. Colpire, ok. Poca vita. Buon, bravissimi. Serve un buon team, c'è poco da fare, serve un buon team. Sono i stupidi razzi, sai che fine fanno adesso? Ucciso. Trapassati. Eliminato i Merdinzers. Fai gol! Praticamente conviene portare la palla dentro. Lo lancio là. Lo ridascio. No, che fa? L'ha buttato nel mezzo il compagno. No, questo non ci voleva. Oh mio Dio. Tutti vivi. Palla di ripresa. Cioè, tolta da lui perlomeno. Oh mio Dio, tra bombardamenti e razzi. Andiamo a fare gol. Madonna, Daigo. Cosa ha fatto? Ha fatto due gol lui. GG. Siamo a 6 vittorie consecutive. Mi sa che il massimo che abbiamo fatto è 7, giusto? La lancio laggiù. Me ne torno indietro perché ho poca vita. Anche l'altro lì ha poca. Muori, bro! Mannaggia, è rimasto con 600. Lui è il personaggio che ne ha 2. Non so come faccia a comandarne 2. Deve essere particolarmente complicato. Siamo riusciti a fare un combeccone. Devo andare da lui. L'ha ucciso lui. Non c'è stato bisogno. Wow! Tirala dentro! Perché se la lanci ti bloccano il tiro. Vado nel mezzo, faccio un po' di danni qua. No! Mi ha raccolto il pallone e ho lanciato il pallone invece di fare l'attacco. No! Che erroraccio, raga. Ucciso. Bravi, mandatela via. Ma guarda sta bomba che ci insegue. Ma è clamorosamente forte. Ho pochissima vita. Muoio nella mia base. 1-1. No. Potrebbe essere considerata colpa mia, raga, ve lo dico. Questo lo distruggiamo. Fai gol. Sì. Questo è un bel gioco di squadra. Un bellissimo gioco di squadra. 7 win consecutive. 7 win, ne mancano 3. Ne mancano 3 alle 10. Tra l'altro siamo appena saliti di livello con i trofei. 400 per Ems. Tra pochissimo la sbloccheremo. Vuole farmela comprare a tutti i costi con le gemme? No, teniamo duro. Abbiamo già speso oggi. Masa,
Masa? Presidente? Sei tu? Allora, non mi conviene andare da davanti. Non mi conviene per niente perché io sono un personaggio squishy. Però posso prendere il pallone così, lanciarlo là, ridasciarmi sul pallone, lanciarlo nel mezzo, scappare. Scappare, necessariamente scappare. Muoio qua. Mi sta chaseando. Via. Sono vivo, non so come. Aia, 50 di vita. Ci stava. Ci stava a morire. Laggiù in attacco, non so cosa abbia combinato, ma c'è stato il caos. Dobbiamo recuperare quel pallone e portarlo assolutamente via. Distrugge lui. No, what? Mi hanno completamente squagliato. Fermate. No, raga! Abbiamo un personaggio offline in squadra. Dai, abbiamo un personaggio offline in squadra. Dai, ma che cos'è sta cosa, dai. No, ma... Ah, ora è tornato a giocare. Abbiamo preso un gol completamente a caso. Completamente a caso. Dai, era con uno di vita. Gli ero saltato addosso, gli ero saltato. Dobbiamo assolutamente fare gol. Oh, cavolo. Bravissimo. Ucciso. Dobbiamo andare a far gol adesso, Passo di qua. Madonna, Tara con le carte fa malissimo. Arrivano addosso a me. Non so come facciamo. 30 secondi, dobbiamo far gol. Stanno camperando in base. Macello. Non so neanche chi ha il pallone in questo momento. Non vedo chi ha la palla. Non vedo chi ha la palla, raga. Ok. Ora mai più. La. Let's go. Mancava un secondo, ragazzi. Che cosa ho fatto? Che cosa ho... Oh mio Dio. Non devo morire. Cosa? Perché? Come sono morto? Come sono morto? Rinasci, ti prego. La palla! No, raga, avevo fatto all'ultimo secondo della partita. Ero riuscito... No. Mamma mia, è un disastro. È un disastro. Anche oggi non siamo riusciti a fare 10 win. Oh mio Dio. Adesso devo chiudere almeno con una win. Devo almeno chiudere con una win. Due uccisioni. Ho la palla. Vado a fare gol. Passa a me la palla. Faccio gol. Gol. Bella lì. Eliminati tutti. Dai. La porto a piedi. Non c'è problema. Easy. Questa vittoria in 3 secondi, letteralmente. In 3 secondi. Oh, siamo a 3700 trofei. Zitti. Non so quant'era quando siamo connessi all'account, Non mi ricordo quanti fossero. Ah, ma la gente in squadra con me, avete visto? C'è il rank della classificata, tra l'altro. Questo lo uccidiamo. Easy. Prendo la palla e la buttiamo dentro. Easy. 1-0. L'ha presa il nostro compagno Muki. Ucciso. Ehi. Cosa fai? E c'è gol. Con la sponda. Mentre stavo morendo. Yes. Qui giocatona, Qui giocatona. Tutti già hanno un rank. Sono l'unico non classificato. Che ci può stare però, Prendo la palla. La lancio laggiù. Bravi con le bombe, lì, bravissimi. Ho ancora la palla. La lancio addosso al tizio. Me la rimanda, gliela rilancio. Questo lo uccidiamo, teoricamente. No, non ho avuto l'ultimo dash a disposizione. Voglio provare a mettere come gadget la pala, che fa danno, perché tanto difficilmente mi ricordo di ricaricare. Io vado a farti gol, sai che me frega. Ucciso. Prendi. No. Dimmi che basta. Sì. Yes. Sì. Parababasi. Via. No. Mi hanno squagliato. Veloce. No. C'era il compagno. C'era Ted Bao sulla linea della porta. Dai. C'era Ted Bao. Dai, voglio cambiare modalità.
Fuga coi trofei. Questa non l'abbiamo mai provata. Era la più a sinistra. Fuga coi trofei. Vediamo, magari devo recuperare qualcosa e andarmene via. Tutti contro tutti, ognuno per sé. E c'è da scappare con i trofei. Ma quali? Quali trofei? Quali trofei? Via. Non voglio morire. Che succede qua? Due che? Oh! C'ho poca vita, raga, aiuto. Ah, ok, i trofei sono... Oh mio Dio, non volevo fare questa cosa assolutamente. Non volevo assolutamente fare questa... Sono a meno uno? Come meno uno? È l'ora di fuggire. Ma con cosa? Qua c'è un trofeo. L'ho preso. Sono a zero. Aia. Questo coso mena. Di brutto anche. Dai. Ok. Sono a un trofeo. No, non morire da, lì, da lui, eh. Devo raggiungere il tipo un punto di estrazione. Cioè, se io mi metto qua, che succede? Ah, devo far caricare tutta quanta la pedana. Ok. E ho appena effettuato l'estrazione. Quindi è tipo Tarkov. Però non con il loot, ma con i trofei. Mi sono portato a casa un trofeo. Un trofeo è poco. Caro mio Frank, che sei devastante come pochi. Veramente. Questo lo voglio. Questo lo dobbiamo mettere per forza a Frank. Gli mettiamo anche questo. E abbiamo shoppato qualcosina. Sì, abbiamo shoppato. C'è qualche skin figa di Frank che non abbiamo? Questo è bellissimo! Voglio provare a portare Frank nella fuga coi trofei. E poi chiudo il video. Ok. Adesso ho preso due trofei. Uno solo, però, perché si parte da meno uno. Okay. Ucciso. Ho preso anche il suo. Due trofei. Conviene fare i bot? Conviene? Beh, certo. Tre trofei. Quello ne ha quattro, eh. Quello ne ha quattro. Lo stanno danneggiando. Vado. Ucciso. Quattro trofei in saccoccia. Devo scappare. Oh mio Dio, mi ha quasi ucciso con le bombe, raga. Ne ho sette, stavolta. Volevo farlo con Frank perché è bello tankoso. Però non ho fatto il cambio brawler. Piccolo errore di percorso. La pala è molto forte come gadget comunque, eh. Siamo in due, quindi o lo sfido o me ne vado. Mi sa che la partita è finita, ok. Fuga riuscita. Me ne ha dati 6 perché non ero sulla piattaforma ed ero rimasto per ultimo. Può darsi. Può darsi. Qua è facile fare una serie di vittorie però. È facile perché puoi camperartela. Però se chiudi a meno uno hai perso in realtà. Devo dire che mi sta piacendo. Mi sta piacendo molto. Poi vabbè, tutto il discorso di skin e personaggi. Ci siamo particolarmente legati praticamente da sempre. Non andrei adesso a comprare altre cose perché abbiamo già speso una marea. C'è DJ Frank. No, non lo prendiamo DJ Frank, ragazzi. Non oggi. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual era il brawl epico da sbloccare. Qual è il prossimo da utilizzare per il prossimo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Qua sta per tutto. Buone. Io, nel dubbio, adesso vi faccio un'altra partita. Questo non so se era scontato, ma dai, è così. Shelly stellare. Quanto è figa Shelly stellare. Cioè, questa è la storia di questo gioco, perché se non la... Se mi sa che se non la prendevi prima non la puoi più avere. (Susurra)